Il pleur dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Ecco qua, 10 mesi di Erasmus chiusi in una scatola. Quanti ricordi? È un po' da maniaci tutto questo. L'impatto con la metro. E poi l'abitudine e tutta quella gente, tutte insieme, abituarsi a farne parte, a seguire il ritmo. La mia agendina maledetta. E questo è l'indirizzo dello studio d'architettura più piccolo di Parigi, quello della mia datrice di lavoro, brasiliana. Gli appunti di economia. Il professore parlava argot. Io non capivo niente e disegnavo tutto il tempo. Il mio nome è scritto in arabo da Yassin. E questo è coreano. I miei amici Duo e Uni, che ho continuato a chiamare per 3 mesi Winnie Pooh e Hyo, perché non memorizzavo mai i loro nomi. Che approssimazione. Un ripassino di geografia. Corea del Sud, del Nord, la guerra. E qui anch'io ho spiegato loro dove si trovano le Marche. A pensarci bene, il mio gruppo di progettazione sembrava l'inizio di una barzelletta. Allora, c'erano 2 francesi, 2 italiane, un olandese, un marocchino e 2 coreani, che provavano a comunicare tra di loro. Ecco qui una bella rappresentanza della giovane Europa che gozzoviglia tranquilla sugli Champs-de-Mars. Ognuno dà un pezzetto di sé all'altro e alla fine ognuno ha fatto sue abitudini nuove. L'americana schiaccia un pisolino come un italiano, il tedesco ride e si sganascia come uno spagnolo, l'italiano se ne sta composto e serioso come un tedesco. E adesso, dalla Fermi-Bruchon fino a casa, 17° arrondissement, praticamente banlieue. Qui di fronte al bistrò stava sempre un barbone. Qui a destra c'è la panetteria con la commessa palestinese che ti corregge l'accento sbagliato quando compri il pane. Il negozio di libri, il fioraio sempre aperto, la tabaccheria di Karim e i suoi cani. E qui dietro l'angolo, Rue Millevel, con la sua piscina, la comunità di trans sudamericane al numero 24, e poi gli indiani del piano di sopra, che ogni notte inventavano un nuovo mestiere per il giorno dopo, e Monsieur Carbonel, il dirimpettaio e le sue lezioni di fisarmonica. Parigi odora di crêpe, foie gras, Beaujolais, ma anche di couscous di ristoranti africani improvvisati in seminterrati con l'avviso di sfratto sulla porta dove puoi mangiare a 1 euro. A Parigi si fa cazzotti per entrare in metropolitana, ma sulle scale mobili si deve tenere la destra. A Parigi si ton accent n'est pas parfait e non trovi il sale al supermercato, fai prima a cambiare supermercato che chiedere a qualcuno. A Parigi si parla arabo, cinese, turco, portoghese, rumeno, curdo, indiano. Ma come? E i francesi? Oh, i francesi, quelli parlano argot, ma io non ne ho visto nemmeno uno.